ricordo di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, è ancora fortissimo. La ragazza era sparita il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dove si era recata con la famiglia. Pare avesse discusso con papà, e, da allora, si sono perse le sue tracce. Mamma Romina ha ricordato la sua bambina con una foto e un messaggio sui social. Per la povera Albano, il 29 novembre è un giorno doloroso, perché è quello del compleanno di Ilenia, che oggi avrebbe compiuto 48 anni. Buon compleanno mio dolce amore, ovunque tu sia, ha scritto Romina Power pubblicando una foto che la ritrae abbracciata a Ilenia. In questi anni di dolore, sia Albano che Romina, forse più la seconda che il primo, non hanno mai perso la speranza. Pur non parlando troppo della figlia, i due hanno sempre sperato che lei stesse bene o sia stata bene. Nella puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ai primi di novembre, Romina Power aveva ribadito di non aver mai smesso di cercarla. Fino a prova contraria lei è viva. Come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie, e non si fermi questo fatto, che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città, dove succede di frequente, aveva detto la cantante ai microfoni di Maurizio Costanzo. Le ultime conversazioni telefoniche con Ilenia Carrisi risalgono a qualche giorno prima della scomparsa, il 1 gennaio 1994, e il giorno precedente quando padre e figlia avevano condotto un'accesa discussione. Ilenia viene vista per l'ultima volta il 6 gennaio dalla proprietaria dell'albergo, quando la ragazza lascia i propri effetti personali. Nonostante la Carrisi e Alexander Masachela condividessero la stessa stanza d'albergo, Masachela non ne denuncia la scomparsa. Quest'ultimo resta in albergo fino al 14 gennaio, e cerca di pagare l'albergo con gli assegni turistici della stessa Ilenia. Per questi motivi, Masachela è il primo sospettato. Punto interrogato dalla polizia statunitense, Alexander dichiara di non aver mai avuto rapporti sessuali con la ragazza, e di non avere idea di dove si trovi, ma ha la certezza che Ilenia sia viva. Tutti gli indizi però portano al nome di Albert Cordona, il guardiano notturno dell'Audubon Aquarium of the Americas, l'ultima persona secondo Albano, che avrebbe visto la figlia quella notte. L'uomo afferma di aver visto una ragazza bionda buttarsi nel Mississippi e urlare "Io appartengo alle acque" poco prima di sparire per sempre nelle acque, frase che ripeteva spesso Ilenia da bambina, secondo il padre Albano. Anche molti anni dopo la scomparsa sono state avanzate diverse ipotesi sulla morte di Ilenia Carrisi, tra cui quella secondo la quale la ragazza si sia allontanata volontariamente. Punto i genitori non hai smesso di credere alla colpevolezza del trombettista, e nel 2014 Albano, dopo un ricordo lungo due anni, ha fatto stilare il documento che attesta la morte presunta della sua primogenita.
Nel 1993 riprendono le indagini e si crede che Ilenia si trovi in un convento greco ortodosso di Phoenix, in Arizona, ma non c'è nessuna certezza. Qualche mese il detective della squadra omicidi di New Orleans Police Department ha rivelato: Ilenia Carlisi è viva. Abbiamo nuovi indizi su dove si trovi, ma non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l'indagine è ancora in corso. Ma anche in questa occasione non è arrivata nessuna notizia circa la veridicità delle parole del detective.